Buonasera, benvenuti al nostro consueto appuntamento con Pineta Oggi Reporter. Dunque, in occasione dei 100 anni della nascita di Porto Marghera, come avete sentito, ne hanno parlato anche i media nazionali, siamo andati a incontrare il noto scrittore, ex sindacalista degli anni 60 e 70, apro una parentesi, i veri sindacalisti. Mi riferisco a Italo Sbrogiò, con la presentazione del suo ultimo libro, dal titolo La fiaba di una città industriale. Possono partire subito i nostri servizi. Ecco, l'onore di avere adesso Italo Sbrogiò ai nostri microfoni, un libro, un esempio validissimo soprattutto per i giovani. Ma chi leggerà questo scritto troverà una piattaforma per i giovani in sette punti. È una cosa in cui dobbiamo crederci e dobbiamo dare il nostro contributo. Innovativo, dobbiamo andare al di là della realtà. Cosa ti ha spinto a fare questo libro? Mi ha spinto il degrado politico che stiamo vivendo e che stiamo incontrando. Non c'è più la politica, ma c'è solo un'aggregazione di compagnia male assortita che crea solamente danni. Allora, tu, diciamola tutta, tu hai insieme ad altri tuoi amici e colleghi sputato del sangue in strada per difendere i diritti dei lavoratori. Adesso a colpi di pena li stanno buttando via. Cosa ti senti di dire come ultima domanda così? Ti do carta bianca. È una risposta che singolarmente, naturalmente, dobbiamo pensare che non basta una dimostrazione a parole, ma dobbiamo fare anche una dimostrazione a fatti, con lotte che veramente ci distinguono come ci hanno distinto negli anni 60. Devono essere dure di portare il padrone cosiddetto a un dialogo di apertura che non ha mai fatto. Grazie, complimenti Italo. Grazie, ciao a te. Allora, abbiamo anche l'editore della casa editrice El Square. Innanzitutto, cosa vuol dire El Square? Beh, Square è dove si costruiscono le gondole, si riparano le gondole per poi farle viaggiare e quindi un po' è questo lo spirito, di trovare dei libri, magari dare qualche consiglio, aggiustarli un po' per poi farli viaggiare e poterli fare leggere alle persone. Ecco, una sua opinione sull'ultimo libro di Italo Sbrogiò. Beh, devo dire che è un libro importante. È un libro importante perché come piccola casa editrice cerchiamo sempre dei libri un po' importanti. Cercare la qualità per noi è fondamentale perché solo così possiamo dare credibilità al nostro lavoro. E il libro di Italo Sbrogiò rientra benissimo con questo spirito perché noi cerchiamo proprio in questo libro di dimostrare che è importante avere delle testimonianze, una fonte storica senza filtri. Le uniche correzioni sono state qualche virgola, ma non si è voluto mai intervenire sul testo. Si può essere più o meno d'accordo su un testo di questo tipo, ma è un testo importante e quindi è una fonte storica, non può essere toccata. Ecco, un libro che può essere da monitor per i giovani. Sì, da monito e anche da insegnamento, perché lui ha la capacità di comunque far riflettere sul fatto che è possibile fare una società migliore, costruire una società migliore se prima di tutto ci si prende noi stessi carico di responsabilità. È una società dove la parola fatica sembra una brutta parola, ma senza la fatica nessun lavoro, nessuna cosa sarebbe stata fatta. L'uomo si è fatto cose importanti è quando ha fatto fatica. E secondo me bisogna fare un elogio quasi alla fatica. Quindi diciamo che è stato un ottimo lavoro perché la memoria deve andare avanti. Esatto, la memoria deve andare avanti e questo libro è proprio una memoria che fa andare avanti. Le persone attraverso questo libro non sentono solo una memoria, un ricordo, ma sentono, è un libro quasi un testo di formazione, che uno si forma, non si informa solo, ma si forma. Quindi il lavoro di Italo Sbrogiò è, come dire, un esempio eccezionale. Sì, perché sono persone che hanno vissuto esperienze forti in modo intenso
e appunto in modo sincero, perché anche questo è un valore importante del libro, e cioè la sincerità, che non vuol dire la verità, perché ognuno ha la sua verità, però se uno è sincero alla fin fine colpisce tutti. Un'ultima domanda, le prospettive in futuro della vostra casa editrice? Beh, le prospettive, devo dire, è una piccola soddisfazione, una serie di circostanze fortunate. Fra 5 giorni e la prossima settimana, fra qualche giorno, noi saremo a Francoforte al Salone del Libro con il nostro stand, un piccolo stand, ma con dei grandi libri come quello di Tros Brogiò. Quindi siamo molto felici, perché essere a Francoforte vuol dire un salone dove ci sono 7.000 espositori da 100 paesi, un confronto, una crescita, e di questo siamo molto felici, di questa occasione. Grazie, auguri e buon lavoro. Grazie a voi. Bene, riprendiamo da studio. Un ringraziamento profondo e devo dire anche una stima a Italo Sborgiò per questo libro, per questa memoria che rappresenta le battaglie che sono state fatte in quegli anni per la difesa dei diritti dei lavoratori. Oggi, cari signori, non sappiamo nemmeno se arriveremo vivi alla pensione, perché a colpi di penna stanno demolendo tutto quello che è stato costruito dai nostri padri. Ci fermiamo qui, perché credo che basti e avanzi per oggi. Noi ci vediamo la prossima settimana. Buonasera.